Cominciato il concorso, abbiamo testato personalmente la sala, il sonoro è meraviglioso. Mi fa molto piacere sentire queste parole, è naturalmente un esperimento importante, però intanto possiamo dire di aver restituito ad Arezzo una sala nella sua completezza che può essere utilizzata adesso per varie funzioni dal punto di vista, intendo dire, acustico e anche per vari tipi di manifestazioni, concerti di ensemble, piccoli gruppi, cori, orchestre. E quindi è un bene prezioso che adesso è a disposizione di tutti. Addirittura qua si potrebbero addirittura fare delle registrazioni. Sicuramente, lo spazio è ideale. E poi è veramente bello da mostrare al mondo, perché in questi giorni viene, diciamo così, tra virgolette, tutto il mondo ad Arezzo, far vedere che ad Arezzo si è in grado di offrire degli spazi competitivi dal punto di vista della bellezza architettonica, acustica, dell'accoglienza, come si deve fare. Insomma. Come le sembra, direttore, e diciamo così, la qualità dei vari cori? Ah, c'è una bella qualità media, si sono sentiti degli imbarazzi esecutivi oggi perché sono le prime prove che i cori fanno in questo ambiente, che tra l'altro è apparentemente abbastanza inquietante perché è bello, è ampio e i cori si sentono naturalmente più confortati in una chiesa più raccolta, con un'acustica che regala qualcosa in più.